Buona Pasqua e benvenuti al telegiornale di Gold TV, un'informazione da Roma e da Lazio. Come ogni domenica ripercorriamo i fatti che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Sicuramente l'avvenimento più importante è stata la vittoria di Renata Polverini alle elezioni del 28 e 29 marzo scorsi. Sarà l'ex segretaria dell'UGL a guidare per i prossimi 5 anni la Regione Lazio, l'avventura della neopresidente nel servizio di Mavi d'Egidio. E dal fronte opposto, dopo la sconfitta del centro-sinistra nella Regione Lazio, il dibattito è aperto. La leader radicale Emma Bonino è tornata a parlare durante una conferenza stampa, spiegando le ragioni della sconfitta. Per noi c'era Alessia Romano. Amarezza e delusione, ma anche indignazione e preoccupazione. Lasciamo la politica, apriamo la pagina della cronaca con l'aggressione nel parco di Tormarancia avvenuta nella notte di mercoledì scorso. Sono stati arrestati i romeni responsabili della violenza ai danni di 6 stranieri. Vediamo la ricostruzione dell'accaduto in questo servizio. I 6 soggetti fermati questa notte sono stati individuati grazie alla collaborazione. E venerdì è stato smantellato dagli agenti della squadra mobile un giro di escort russe che offrivano le loro prestazioni in appartamenti presi in affitto in alcuni grandi alberghi della capitale. Le tariffe partivano da 300 fino a 3.000 euro in manette, due connazionali. Vediamo. Da 300 fino a 2.000 euro. E dalle polemiche per il crollo della Domus Aurea a quelle per un episodio singolare avvenuto sempre nella capitale, nello specifico in una farmacia del centro storico, sentite nel servizio cosa è successo. Mentre sembra lontano dallo spegnersi la polemica. Nel 2007 avevano derubato i 3 antichi dipinti, un noto antiquario romano nella sua casa romana di Piazza di Spagna, a finire in manette mercoledì scorso un insospettabile materassaio, mentre i suoi complici sono stati tutti denunciati. Patrizia Polidori. Una vera e propria joint venture del crimine. Bentornati in studio, vogliamo dedicare questa seconda parte del nostro telegiornale alle festività pasquali, prima di occuparci però della tradizionale cerimonia della Via Crucis, d'obbligo è a 5 anni dalla morte il ricordo di Papa Wojtyla, un anniversario celebrato in tutto il mondo e che quest'anno è caduto proprio in coincidenza della Pasqua nel giorno del Venerdì Santo. Veronica Langella. Se mi sbaglio mi corriggerete. Ed è tutto con il telegiornale di Gold TV, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, ancora buona Pasqua a tutti, arrivederci. Benvenuti alle previsioni del tempo.